Oh, ma salve appassionati, eccoci qui con un nuovo video. Quest'oggi siamo in compagnia di un prodotto Urbolax. Il produttore ci chiede di testarlo per bene, noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo portato qui sul canale di Missing Tech. Parliamo di un dispositivo per l'automobile con possibilità di andare a collegare ovviamente in modalità Apple CarPlay e Android Auto, ma come vedremo possiamo utilizzare anche AirPlay e c'è anche la possibilità di andare ad utilizzare il Link, la possibilità di andare a collegare anche il cavo per fare il mirror del telefono. Qui due libricini e questo qui è il dispositivo. 7 pollici secondo me è quello che meglio si adatta sul cruscotto dell'auto, anche perché questo qui è un IPS con una risoluzione veramente buona che si vede benissimo anche sotto al sole. Qui davanti troviamo subito due tasti. Un tasto funziona più i due tasti del volume per andare ad aumentare e diminuire il volume, quindi molto comodo averlo qui sopra, mentre da quest'altra parte abbiamo l'ingresso per l'alimentazione, la scheda, la porta USB. Qui abbiamo invece la possibilità di andare ad inserire la videocamera, quindi per le retromarce, il cavo jack per quanto riguarda il collegamento audio attraverso il cavetto da 3,5. Null'altro se non appunto i due speaker posti sul posteriore e il gancino, perché all'interno troviamo anche il braccetto solito classico estensibile per andare a regolare la profondità una volta appoggiato sia sul parabrezza che sul cruscotto dell'auto con la sua ventosa. E poi un caricabatterie molto furbo, perché sempre molto bello, sempre molto comodo avere la possibilità di andare ad alimentare sì il dispositivo, ma avere ulteriori porte USB per andare a caricare il nostro telefono, per esempio. Ancora in confezione abbiamo un cavo ed è fatto molto bene, perché oltre ad avere questi connettori placati dorati, così abbiamo anche una molla, quindi questo qui veramente di buona qualità questo cavetto, che se ne vedono pochi. La solita piastrina per fissarlo sul cruscotto, e in più abbiamo anche, qualora appunto ce ne fosse bisogno, la possibilità di andare a inserire un piccolo ombreggiatore per andare a diminuire la luce diretta qualora appunto lo utilizzaste, che ne so, magari in un camper o magari in una parte dove veramente c'è molto molto sole che vi arriva dall'alto. E quindi abbiamo anche questa possibilità con i gancini posti lateralmente qui e qui e qui da questa parte, quindi lo andremo a posizionare qui, ma esteticamente lo trovo abbastanza orrendo, quindi non lo andremo ad utilizzare. E null'altro in confezione se non questo piccolo passacavo, quindi diciamo che la confezione è abbastanza ricca e molto curata. Andiamo ad accendere il dispositivo così vediamo come si comporta. Grazie al nostro super mega power bank di Vevor possiamo collegare e fare la prova di questi attrezzi direttamente sul banco, quindi diventa molto più comodo rispetto all'auto. Infatti, se non l'avete visto il video di questo fantastico power bank portatile, andatelo a vedere. Ecco qui, andiamolo ad alimentare. Come vedete, immediatamente si accende Urbolax. Guardate che bella grafica, guardate che bel display. Sta già cercando un dispositivo da connettere, e devo dire che nel panorama di questi display per auto, devo dire che questo è un accessorio molto carino, con una grafica molto bella, e guardate che fluidità. Andiamoci immediatamente a collegare il telefono. Faccio un piccolo inciso, appassionati, perché riflettevo sul fatto che, vediamo un po' se vado a zoomare out, zoom out, perché facevo appunto questa piccola riflessione sul fatto che avendo un power bank portatile come questo e un dispositivo del genere, potete anche poi andarlo a scollegare dall'auto. Immaginate, che ne so, che state facendo un picnic, questo diventa un fantastico dispositivo. Che ne so, lo mettete lì sul tavolino del picnic e continuate a guardare un po' di TV, un po' di contenuti, un po' di video. Quindi vi fa anche da dispositivo multimediale per l'intrattenimento anche al di fuori dell'auto, perché si alimentano veramente facilmente. Quindi scusate per questo piccolo
per questa piccola riflessione, torniamo sul dispositivo e andiamo immediatamente nei settaggi. E guardate la fluidità di questo dispositivo. Quindi mi trovo già sul wallpaper e io vado a cambiarlo, così intanto vediamo anche la velocità del sistema. Vado a cambiare la lingua e trovo anche l'italiano, così vediamo anche qui la velocità. Data e ora, magari poi si andrà a sistemare da solo, però io voglio la visualizzazione con giorno, mese e anno. E quindi poi aggiornare, potrebbe essere qui un aggiornamento di sistema, ma lo vediamo prossimamente. Torniamo indietro, perché queste qui appunto sono le impostazioni basilari. Schermo, l'impostazione dello schermo, abbiamo la luminosità di giorno e di notte, quindi, e poi la possibilità di avere Apple CarPlay sul lato sinistro. Veramente carino, veramente belle queste icone. Piccola chicca, possiamo andare a scegliere anche il logo dell'auto. Ce ne sono veramente tante a disposizione, quindi logo in accensione, lo selezioniamo, mettiamo quello della nostra auto, così diamo un tocco di eleganza in più a questo dispositivo. Andiamo a collegare CarPlay, solito discorso di andare a cercare il Bluetooth, dare la conferma. Una volta trovato il codice, ormai lo sapete, va fatto l'abbinamento. Quindi andiamo a connettere Apple CarPlay, lo vedete, solito, fluido, veloce, affidabile, con la possibilità di utilizzare poi mappe o Apple o Maps di Google, quindi questo insomma in base a come vi trovate meglio. E soprattutto potete andare ad utilizzare servizi di messaggistica con assistente vocale e servizi musicali. Vediamo un po' come si sente l'audio. Ok, l'audio non è certamente dei più potenti, non è certamente dei migliori trovati su questi dispositivi che abbiamo provato, comunque poi ovviamente va collegato alle casse dell'auto e quindi questo qua ne migliora l'audio, però diciamo che così di suo non mi fa impazzire. Posso andare a cambiare lo sfondo anche direttamente da questa icona presente qui, quindi senza entrare nel menu. E andiamo a vedere adesso il collegamento con AirPlay. Quindi sfrutterò, quindi prima ovviamente devo scollegarlo in modalità Bluetooth. Proviamo adesso l'AirPlay, quindi per andare a connettere il dispositivo devo connettermi sulla sua Wi-Fi inserendo la password. Vado a fare una duplicazione dello schermo ed eccolo qui. Posso condividere il mio schermo. Andiamo a vedere un video già presente sul nostro canale. Ok, avete visto anche come funziona AirPlay. Stesso discorso potete andare a farlo con Android Auto e Auto Link, quindi avrete la stessa funzionalità. Bene, come avete visto questa recensione è molto veloce, giusto per mostrarvi un po' il dispositivo e le funzionalità caratteristiche. A chi consigliamo questo dispositivo? Lo possiamo suggerire a chi, per esempio, in auto non ha proprio uno stereo, quindi non ha casse, sai, una di quelle nuove automobiline tipo, che ne so, una Citroen Ami o una di queste nuove macchinine elettriche che appunto non hanno un display interno, potrebbe essere
una giusta soluzione, perché piccolino non ingombra, ma che ne so, anche su auto che comunque non hanno un display, tipo immagino una Ford Fiesta del 2012 o una Fiat 500 del 2007 e così via. Quindi un dispositivo che può andare bene su questa tipologia di auto. Se avete bisogno del dual Bluetooth, già con questo dispositivo siamo un po' fuori fascia, quindi dobbiamo andare su una fascia un pochettino più elevata per cercare un dispositivo con quelle caratteristiche, ma questo qui comunque poi ha un bellissimo display ed è molto piccolo e leggero, un 7 pollici che si abbina veramente bene ovunque e che sta bene soprattutto in auto, perché ha una cornice molto carina anche dal punto di vista estetico. Con i tasti funzione, qui siete sempre comodi, quindi avete tutto quanto a portata di mano, sia che avete dei dispositivi sulla chiavetta USB, sia che avete appunto i dispositivi sulla vostra scheda da inserire lateralmente. Quindi avete sempre tutto quanto a portata di mano, ma l'utilizzo migliore è quello di andare a collegare, secondo me, in modalità wireless, in modalità Bluetooth, utilizzando i sistemi, diciamo, già che conoscete, come sono quelli di Android Auto e Apple CarPlay. Io come sempre vi lascio il link a questo prodotto qui sotto in descrizione, se volete sapere qualcosina in più venite a trovare sul nostro canale Telegram Missing Tech Club, e io come sempre vi do appuntamento al prossimo video, ciao!